unico di contratti che prevede una distribuzione del 13,65% dei vaccini che sono stati contrattati dall'Unione Europea, rispetto ai quali poi ogni paese stacca l'opt-in, cioè l'opzione di acquisto, ma diciamo, la regolazione del sistema contrattuale è fatta sulla base del quadro europeo. Quindi non sono i singoli paesi che poi scelgono su No. quale puntare. No, cioè il Però singolo paese sembrava. può scegliere ad esempio in alcuni casi di non volere un vaccino o l'altro, però diciamo il quadro è quello europeo regolato, diciamo le assegnazioni ai diversi paesi sono stabilite dall'Unione Europea, tant'è che abbiamo diciamo, opzionato in Italia 202 milioni di dosi, che ovviamente uno dice ma cosa te ne fai 202 milioni di dosi, perché può avvenire appunto che un vaccino venga approvato, un altro vaccino venga approvato e quindi si Però tratta non poi saranno di, come 202 dire, a questo scegliere al momento in punto, cui si stacca la cedola, ma è come dire, il quadro delle assegnazioni quello è. ma non saranno 202 milioni visto il ritardo di Sanofi, perlomeno non nel Ma no, ma non 2021. saranno 202 milioni, nel senso che gli italiani sono 60 milioni, quindi cioè non saranno 200 milioni. 200 milioni è il quadro delle assegnazioni da cui si decide che cosa acquistare di volta in volta in funzione di quello che viene approvato. Roberta Villa. Sì, allora mi chiedo il perché di questa discrepanza. Se è così, cioè io pensavo che comunque ci fosse da parte dei singoli paesi la possibilità di, al di fuori di questa percentuale fissa, di fare degli acquisti, per esempio la Germania che ha finanziato BioNTech potesse, se non è così, e mi scuso per l'errore, non capisco perché noi abbiamo avuto con altri paesi solo questi meno vaccini degli altri, ecco. Glielo spiego molto semplicemente. Guardi, i vaccini che sono arrivati in tutti i paesi sono anticipazione del primo invio di vaccini. Non è una. Sono, Passi, quindi, passi, passi. rispetto alle dosi che, per esempio, l'Italia doveva venire, doveva avere la prima settimana, sono stati anticipati 10.000 dosi 2 giorni prima per rientrare all'interno del quadro europeo che stabiliva appunto di partire tutti insieme il 27, né più né meno. Gli altri paesi, cioè la Germania, ne ha avuti 100.000 perché sostiene di avere 16 Länder e quindi sono 9.750 Länder, però non è questo il tema. Molti altri paesi hanno 9.750, ma in ogni Come si caso chiama è lui? la scelta di anticipare alcune dosi rispetto a quelle dell'invio della settimana. L'Italia. No, io no, un attimo Minzolini, però io vorrei anche introdurre un'altra No, questione. io però dico soltanto una cosa, perché mi riferisco alla vicenda della campagna del vaccino antinfluenzale, che dicono non c'entra nulla, però c'è un dato essenziale mettendo insieme tutte le cose, quello che è successo su quel tema. Quello, il rapporto, perché se chiedi veramente un documento firmato, c'è un rapporto, diciamo, che come minimo non è proprio di totale fiducia tra regioni e governo. Allora io mi sarei posto un problema. Dato che io devo recuperare quel rapporto di fiducia, è evidente, non avrei fatto, diciamo, una grande cerimonia, ma avrei cercato di avere almeno lo stesso numero di dosi che hanno preso gli altri. No, perché su quello, sui fatti, che tu riesci a recuperare la fiducia. E secondo me si è partiti comunque con un piede, diciamo, un po' così, nel senso, dovendo ritornare ad avere un rapporto per cui la regione non pensa e non è diffidente sul fatto che adesso fa un vaccino e poi fra Rischia di non avere 30 le dosi. giorni non ne ha un altro per poter continuare. Allora, ecco, io queste non capisco per quale motivo si è partiti qui 10.000 e 100.000 in Germania. Cioè è un dato essenziale, perché poi l'effetto psicologico in questa campagna è essenziale, un dato, anzi è determinante Beh, per alcuni diciamo che lo versi. stesso commissario Arcuri ha detto serve una parte di emozioni, no? Ha usato questo termine L'emozione è qui. quello che ne abbiamo meno rispetto agli altri. Allora, prima di ritornare.